Dove siamo cari stati? Amici, adesso Orazio, che è stato anche l'estensore del nostro rifiuto dell'archiviazione, vi leggerà tale rifiuto e vi spiegherà a che cosa si riferisce, perché in precedenza c'è stata una nostra denuncia nei confronti del difensore civico, il quale, oh che stranezza, non fai mai quello che deve fare. Questi pseudo magistrati o magistrati o mafistrati, come noi li chiamiamo, sono personaggi che intervengono sempre a sproposito. Ma quando il delitto è già avvenuto, oltretutto, capito? Quella è la cosa più bella. No, il bello è che noi gli segnaliamo il delitto e loro neanche lo riconoscono. Appunto, posto che lei... Cioè, gli dico, guarda che quello sta facendo questo reato, adesso lo vediamo. Allora, la cosa è lunga e addirittura pluridecennale, quindi non la elenchiamo tutta, non la enumeriamo tutta perché sarebbe troppo dispersivo, ma risalendo solo agli ultimi episodi, nel 2016 chiedo l'intervento del difensore civico, il quale all'epoca, diciamo, l'interlocutore che avevo contattato dell'ufficio dell'avvocato che avevo, interlocutore che avevo contattato dell'ufficio del difensore civico, era una signora molto gentile, molto in gamba, molto preparata, che aveva capito perfettamente che era successo e si è attivata in maniera molto solerte. Poi dopo un po' di tempo è stata estromessa perché era troppo solerte e è subentrato un sostituto che era una chiavica, detto proprio senza mezzi termini. Senza offendere le chiaviche. Senza offendere le chiaviche. E allora che cosa è successo? Che, insomma, tralascio tutto il ping pong fra l'interlocutore che non mi voleva dare risposta delle istituzioni, fra le istituzioni e il difensore civico, una serie di lettere botta e risposta in cui intervenivo io perché insoddisfatto delle risposte che il difensore civico riceveva e del fatto che il difensore civico ha un compito ben preciso, non è solo quello di allertare e mettere in contatto il cittadino con le pubbliche istituzioni, ma è quello previsto anche dallo statuto di istituzione del difensore civico, quello di coinvolgere l'autorità giudiziaria quando l'interlocutore istituzionale si comporta in maniera ostruzionistica, mafiosa, mafiosetta, meglio ancora. Allora, l'altra settimana, lui qualche giorno fa, Giorgio mi sembra ieri o l'altro ieri, ha ricevuto questo sollecito, questa notificazione di avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione. E anche noi ha detto, vabbè, andiamo a vedere che cosa è e per quale motivo archiviano. E allora stamattina siamo stati alla città giudiziaria, dove a Piazzale Clodio abbiamo avuto accesso tramite questa password ai terminali della Procura della Repubblica, dove c'era tutto il fascicolo completo composto da ben 303 pagine di documenti, dicasi 303 pagine, per la maggior parte da noi provvedute e procurate e tantissime altre poi da corpi di giustizia, dell'autorità giudiziaria, di pubblici ufficiali dell'autorità giudiziaria che facevano indagini e con quindi una marea di costi anche per il cittadino in generale, per la fiscalità generale, no? E allora che era successo? Che noi denunciavamo questo comportamento omissivo da parte di un istituto dello Stato. È istitutivo, che è stato creato proprio per difendere il cittadino. No, parlavo della controparte. La controparte era un comune, il comune dove io abito, il quale era reticente, omertoso, omissivo e quant'altro. Allora io chiedevo l'intervento del difensore civico, il quale poi con questo scambio di posta con il comune di Formello era chiarissimo che il comune di Formello non intendeva rispondere con botta e risposta adeguata alle domande che ponevo io attraverso il difensore civico, non volevano rispondere. Allora tu, difensore civico, hai l'obbligo istituzionale di rinviare tutto il fascicolo, cosa che poi è successa,
tutto il fascicolo all'autorità giudiziaria. Non l'ha fatto lui, anche l'ho fatto io e Giorgio, abbiamo denunciato il difensore civico. A quel punto l'autorità giudiziaria e i magistrati hanno dovuto intervenire. E che cosa hanno fatto? Hanno fatto una serie di indagini per pervenire poi alla conclusione di cui ci è arrivata la comunicazione di archiviazione nei giorni scorsi. Allora, questi signori, nella motivazione che noi stamattina poi attraverso l'esame di tutto il fascicolo per via elettronica attraverso un terminale lì alla Procura della Repubblica, abbiamo letto l'atto ufficiale, cioè proprio la formulazione su carta stampata del perché il procuratore decideva di archiviare, e diceva che era solo una sostanziale pelo grine di cavallo che differiva fra l'interpretazione che davamo noi della omissione di atti d'ufficio secondo il nostro punto di vista e secondo quello della legge, e secondo il procuratore noi avevamo un punto di vista diverso. Cazzo, questo era riferito al comportamento del comune di Formello nei confronti del difensore civico, ma noi l'omissione di ufficio l'abbiamo fatta nei confronti del difensore civico. Abbiamo denunciato il difensore civico. Di non aver denunciato il comune, è chiaro il concetto? Quindi non è che l'interpretazione che ha dato il giudice adesso, il magistrato adesso in questa richiesta di archiviazione era una questione di interpretazione, lì il fatto c'è stato e noi adesso gli abbiamo risposto a questo. Abbiamo chiesto l'intervento del procuratore generale della Procura di Roma. Allora, l'oggetto procedimento numero 44.098, richiesta di archiviazione 8.283.577. E allora io dico, tramite la scrittura di Giorgio che io scrivo pessimamente, la presente per richiedere il mantenimento e la prosecuzione del procedimento in opposizione alla richiesta di archiviazione in epigrafe. Noi sosteniamo come motivazione per il proseguimento la ratio prevista dallo statuto di fondazione dell'istituzione della figura del difensore civico, che tra le sue funzioni primarie ha anche quella di allertare l'autorità giudiziaria in presenza di evidenti fattispecie di reato, come nel caso de quo. Più precisamente, l'omissione di atti d'ufficio si è perpetrata nel momento in cui io, Orazio Ferniani, recatomi assieme al dottor Vitali Giorgio presso gli uffici del difensore civico regionale in via della Pisana a Roma, contestualizzavamo l'obbligo inerente ed inderogabile in capo al difensore civico di denuncia dell'omissione perpetrata dal comune di Formello, come si evince chiaramente da documenti allegati. Non aver denunciato il fatto all'autorità giudiziaria è punto saliente del reato di omissione di atti d'ufficio, nel ringraziarla eccetera eccetera. Cioè, qui siamo di fronte a un procuratore e a un magistrato che non ha capito un cazzo di quello che avevamo scritto noi. Cioè, mai possibile. Posto che abbia letto qualcosa. Allora, un fascicolo di 303 pagine dove è chiarissimo tutto, e questi testa di cazzo dice che non c'è luogo a procedere e chiedono luogo all'archiviazione. Cioè, poi uno mi dice, ma su 14.700 magistrati c'è qualcuno che capisce? Sì, forse lo 0,005%. No, quelli sono quelli che chiedono di andarsene. Quelli di andarsene in via in pensione anticipata. Capito, procuratori? Aspetto che ci denunciate per diffamazione. Sì, sì, esatto. Così vi portiamo in tribunale anche a voi. A presto, cari amici, a presto. Questa è la situazione della giustizia in Italia, un fatto che è platealmente, ci sono i documenti in cui loro evitano di rispondere alle mie domande, tergiversano, quella è reato di omissione di atti d'ufficio, è omertà allo stato puro, e questo testa di cazzo di procuratore dice che non esiste, che non è problema, non è, cioè la fattispecie, è una questione di interpretazione. Posto interpretazione che di che? Teste di cazzo. Sempre Solombra. Sempre, in onore a questi signori.